Buongiorno e benvenuti. Nuovo video tutorial in collaborazione con l'azienda Babycraft. Allora, prima di farvi vedere che cosa ho realizzato, vi ricordo che c'è in corso un codice sconto di 10% sull'intero carrello ed è di Elsa 10. Vi scrivo nell'info box tutti questi dati. E in più al di sopra di 25 dollari la spedizione gratuita. Allora vi faccio vedere che cosa ho realizzato. Ho realizzato questi orecchini, è un modulino molto molto fine, nel senso una lavorazione delicata, anche facili da realizzare, e li ho nominati May. Allora, io ho preso, vi faccio vedere queste perle, le trovate da Babycraft, vi lascio il link nell'info box. Sono un mix di colori, ma dei colori molto delicati. Un colore perlato da bianco a bianco sporco, c'è un po' un bianco giallo, poi c'è questo rosa e questo pesca. E questa qui, una scatola che contiene tutti questi colori e sono molto molto belle. E allora volevo tirar fuori la bellezza di queste perle e ho pensato di realizzare un qualcosa di semplice che appunto per tirar fuori la bellezza delle perle. Ho realizzato questo modulino. Questi sono come orecchini, mi piacciono veramente tanti, sono leggerissimi all'orecchio. Vi faccio vedere gli altri con delle perle, quelle color rosa. Qui ho inserito i fiori fucsia. Eccoli qua. Dopodiché, ho pensato a una collanina. Semplice semplice e vi faccio vedere come viene. Allora, eccola qua, una catena molto sottile. E allora questo modulino, il centrale, ho realizzato quello sulla sinistra, quello sulla destra sarà uguale e faremo quello sulla destra che è uguale e verrà una collanina molto molto delicata e bella. Allora, per realizzare questo modulino May c'è bisogno delle perle da 6 mm, delle rocaille da Miyuki 110 e sempre da Miyuki delle 80. Come vedete c'è scritto qui. In più, per gli orecchini, io ho utilizzato questi perni che li trovate sempre da Babycraft. Vi lascerò anche di questo il codice sotto, anzi non il codice ma il link che vi porterà direttamente al prodotto. E adesso iniziamo come filo un 0,17 da Fineline oppure un filo di pesca di nylon, quello che mi piace di più. Allora iniziamo, poi vedrete che è molto facile da realizzare, niente di particolare. Perla da 6, 8, 0, perla da 6, 8, 0, perla da 6. Lasciamo un po' di filo qui. Una 80, una 11, una 80. Perla da 6, 80. Perla 80, perla.
un'altra volta una 80, una 11, una 80. E adesso uniamo i fili tra di loro. Fate due nodini. Entriamo in tutte quante finché usciamo dalla 11.0. Prendiamo un'altra 8.0, perla, 8.0, perla, 8.0, perla e un'altra 8.0. Siamo, come vedete, usciti da questa 11. Ci andiamo a collegarci con la 11 dall'altra parte. Taglio anche il filo. In questo modo torniamo dalle perle appena inserite finché usciamo dalla 8.0. Entriamo nella 11. Tirate bene. Adesso da qui entriamo nella 80 per la 80 e prendiamo una 11, una 80, una 11. Ci colleghiamo con la 80 dall'altra parte. Una 11. Entriamo nella 80. Tirate sempre bene, un'altra 11, entriamo nella 80, andiamo avanti finché usciamo dalla prossima 80. E anche qui facciamo la stessa cosa, 11, 80, 11, ci colleghiamo con l'altra, 11, entriamo nella 80. Un'altra 11. Andiamo avanti finché usciamo dalla 80. Entriamo nella 80 di sinistra, nella perla, finché usciamo dalla prossima 80 e anche qui faremo la stessa cosa, 11 80 11, ci colleghiamo con l'altra, 11 0 Entriamo nell'8.0. Un'altra volta. Andiamo avanti, usciamo dalla 8.0, entriamo in quella di sinistra, praticamente abbiamo da fare
tre volte perché sono tre unioni tra di loro. Allora 11, 8, 0, 11. Ci colleghiamo con la 8, 0 di fianco. Entriamo nell'altro zero. E adesso un'altra volta e sarà l'ultima. Nell'altro zero. Ecco qua. Adesso da qui ci spostiamo nella 11 0 di sinistra. Prendiamo un'altra 11, il fiore oppure quello che volete inserire, un bicono. Un'altra 11. Ecco un'altra 11 e ci colleghiamo con questa 11 parte sopra che si trova sulla destra. Così. Da qui entriamo nella perla da 6, entriamo nella 11 di sinistra e facciamo la stessa cosa, 11, fiorellino 11. Un'altra 11, ci colleghiamo con la 11 di destra. Ecco qua. Entriamo nella perla, nella 11 di sinistra e l'ultimo fiore adesso. Con la 11 di destra. Ecco qui entriamo nella 8 0. Nella perla. Ancora nella 8-0, dopodiché e nella 11 usciamo da questa 11-0 e prendiamo 6. Sei 11-0. Adesso prendiamo
Una perla da 6 e altre 6 11 0. E mi collego qui, vedete, abbiamo una 8 0. Mi collego con questa 8 0. Prendiamo un'altra 11 ed entriamo nella seconda 11 del gruppo. E ne passiamo solamente 4. Usciamo dalla quarta. Tirate bene bene. Una 11, entriamo nella perla. Un'altra 11, entriamo nella seconda 11. Usciamo dalla quarta. Un'altra 11 ed entriamo nella 11 che siamo usciti. Da qui entro nella 8 0, nella perla. Finché esco nuovamente dalla 11 0. E qui prendo un 8 0 e la inserisco proprio sopra, perché da questo 8 0 mi collego con un anellino. Adesso faccio un nodino . Allora, qui come vedete questa catenina ha già un anellino qui, prendo un altro anellino nella 80. E allora si presenta così. Le piace tantissimo, una collanina molto delicata. Mi piace veramente tanto questo modulino. E poi aggiungiamo gli orecchini. Allora, questa è la parure ormai, si può dire così, un set molto molto carino, delicato. Spero tanto che piaccia anche a voi. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao!